Emozionante. Sentinella, allora tu sei il comandante di tutte le sentinelle. Sicuramente il mare ti avrà parlato nella sua lingua, il marese, e tu conosci il marese. Come no, lo conosco come le mie tasche. E vediamo un po', com'è che il mare dice quando dice ciao? Se il mare quando dice ciao, lo dice... Non lo sapevo, come dice quando dice ciao? Dice ciao. Il mare, ma parla il marese. Abbiamo. Ma dice puff. Puff. E come ti chiami? Diletta è un'esperta del mare che dice ciao. Dice pluff, grazie. Ma io lo sapevo. Ha detto. Vediamo. Allora, se sapevi come si dice ciao, saprai sicuramente come il mare dice quando è arrabbiato. Aspetta. Dice. Sì, ma l'ha detto lei, l'ha detto. No, l'ho detto io. Vabbè. Come ti chiami? Lisa. E Lisa è l'esperta del mare. Sì, ma gliel'ho suggerito io. Vabbè, chi ci crede? Allora vediamo, facciamo un ultimo tentativo, vediamo, sì. Sentinella. Com'è che il mare dice quando è felice? Beh, quando è felice. Quando è felice dice. Ricominciò di nuovo a giocare, ma poi sentì di nuovo. Ondina. Chi è? Chi ha parlato? Ondina, sono oceano. Sì, e tu, Ondina, uccelli del mare, singhiozzo perché alcuni pescatori non rispettano le regole e poi ci sono persone che non lo rispettano affatto e quindi sta male, è malato. Ma io voglio aiutarlo. Anch'io voglio aiutarlo. Sì, ma come facciamo? Come facciamo? Ci vuole un piano. Io ho un piano. Bravo Richard. Aspetta, Ondina, aspetta che salto sul tuo secchiello. Uno, due, tre. Ciao, Richard. Ciao, Ondina. A dopo, ragazzi. A dopo, nonno Donald. E allora, Richard, che cosa si fa adesso? Te lo dico io. Ti porto a vedere.
mare. Il mare sta proprio male. Tutto compromesso, strappato, annerito, incatramato, tutto distrutto. Tutto rovinato. E dove sono finiti i pesci? Non lo so. Pesci del mare. Pesci del mare. Che cos'è? È tutto. Mare felice! Grazie!